Il mondo deve avere il coraggio di sostenere la nostra richiesta di cessate il fuoco. Se vogliamo proteggere quegli uomini, quelle donne, quei bambini, più del 50% della popolazione di Gaza sono minorenni, abbiamo bisogno che il cessate il fuoco inizi subito. Non siamo pro Israele, pro Palestina, noi siamo pro la difesa dei diritti umani, siamo pro la difesa del diritto internazionale umanitario. Abbiamo il bisogno di unirci e di alzare la voce per salvare la popolazione civile. Una manifestazione senza colori politici, perché la pace non ha colori politici. Siamo qui per ribadire che non ci può essere un futuro di sicurezza, pace, prosperità per quella terra martoriata se non costruendo un percorso di dialogo che preveda come esito due popoli, due stati. Bisogna assolutamente interrompere la spirale di violenza. Giorgia Meloni dovrebbe, rappresentando l'Italia, parlare con tutte le parti in causa. Non sto parlando ovviamente di Hamas e dei terroristi, ma sto parlando delle legittime aspettative del popolo palestinese, oltre che ovviamente massima solidarietà per le esigenze di sicurezza di Israele. Noi abbiamo detto all'inizio, il diritto penale internazionale va rispettato da tutti, che non può essere sospeso a secondo delle scelte singole dei singoli. Quindi in questo momento un massiccio intervento significa un'escalation, un conflitto bellico a tutti gli effetti. Non possiamo che essere ancora più preoccupati e angosciati per gli esiti che potranno riflettersi sulla popolazione civile. Tutti i problemi di questo conflitto, di questa terra martoriata, non si risolvono con attacchi massicci, tanto più se dovessero rivelarsi indiscriminati. È il momento del cessare ogni attività militare, cessare il fuoco, è il momento degli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, è il momento di fare ripartire una conferenza vera di pace e per quello che ci riguarda l'obiettivo è e deve rimanere quello di due popoli e due stati. Anche l'ONU ha parlato di crimini commessi ovviamente da Hamas ma anche da parte dell'esercito di Israele. Possibile che anche parole come quelle di Guterres possano anche essere oggetto di polemica, che non si possa, diciamo, mettere in discussione l'eccessivo uso della forza da parte di Israele, si venga etichettati come filo Hamas? Credo che la condanna a Hamas e al terrorismo per quello che hanno fatto, per quello che ci riguarda, è netto e non c'è nulla che giustifica quella porcheria che è stata fatta. Allo stesso tempo pensiamo che è necessario cessare il fuoco, che la popolazione palestinese di Gaza, che oggi è colpita, è quella che invece deve essere tutelata. Hamas è un nemico del popolo palestinese, ma non possiamo tollerare, pensare di stare in silenzio nel vedere ulteriori vittime civili perire sotto le bombe. Non è assolutamente possibile che la soluzione sia dare più armi. Si sta ripetendo un po' lo stesso schema che è avvenuto già con l'Ucraina, diciamo, chi prova a dire, a porre l'accento sulla questione della pace, sulla questione della salvaguardia della popolazione civile, viene etichettato come filo Hamas, così come veniva etichettato come filo putiniano in passato. Io sono orgogliosamente presente in questa piazza. Dobbiamo cominciare a fare un po' di ordine. Vendiamo armi al Qatar. Il Qatar è un finanziatore di Hamas. Dobbiamo partire da dire che la pace non è una bestemmia. Camuso, tra i pochi del Partito Democratico a essere oggi qui presente in questa piazza, perché è così tanto complesso schierarsi in una, diciamo, manifestazione che ha tra i suoi slogan proteggere la popolazione civile? Io credo che il Partito Democratico abbia scelto una linea che è quella della libertà di presenza delle persone, che ha usato anche per altre manifestazioni. Poi ho letto delle strane ricostruzioni sui giornali che per esempio il problema sarebbe stato il discorso dell'ONU, non mi pare che questo abbia minimamente preoccupato nessuno nel Partito Democratico, ma direi anche nel Partito Socialista Europeo. Quindi da voto sono condivisibili le parole di Guterres, si può dire? Certo che si può dire, anzi credo che si debba dire. Nessuno ha polemizzato, il PD in questa settimana ha avuto una posizione compatta, unitaria. Noi siamo in questa manifestazione perché in questa manifestazione si chiede di proteggere le popolazioni civili, di aprire varchi e rendere possibile gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza affinché non l'escalation del conflitto non aumenti. Hamas non è la Palestina, i bambini, le donne, i civili che muoiono non sono danni collaterali, vale sia per gli israeliani che per i palestinesi. Tel Aviv sta rispettando i diritti umani e il suo assedio totale a Gaza. C'è
stato il giusto diritto di Israele a difendersi, a farsi giustizia. Dopodiché c'è sempre un limite che non va mai valicato, perché tra giustizia si rischia di passare alla vendetta. Noi come Amnesty International mettiamo i civili al centro di tutto. Quello che stiamo chiedendo adesso e quello che chiediamo sempre in tutte le guerre, in tutti i conflitti, è la protezione dei civili, senza se e senza ma. L'appello è chiaro: condanna dei crimini di guerra sia di Hamas che di Israele, distinguere Hamas dalla popolazione civile di Gaza, che sta avendo da 17 anni un assedio. Chiediamo appunto che tutti questi valichi siano aperti, ma soprattutto che ci sia il cessate il fuoco e che le Nazioni Unite ritornino quindi ad avere la parola.